Internazionale Italia, tappa 3. Siamo a Nalles, uno dei percorsi storici del cross country italiano, un po' rivisto, quindi un percorso che non è più il solito percorso di Nalles, quello ormai sempre conosciuto, ma un percorso con una parte completamente nuova. Il percorso non cambia tanto perché è comunque sempre caratterizzato dalla lunga salita dell'Usignolo, quindi una salita lunga, molto pedalabile, con tornati molto stretti dove si fa abbastanza fatica a superare, anzi direi quasi impossibile superare, e chi mette il piede a terra sui tornanti crea il tappo. Ma una seconda parte nuova, rivista, e diciamo c'è state delle aggiunte tecniche al percorso, quindi adesso andiamo a fare il percorso completo e ci vediamo dopo. Quindi la nuova partenza è dal centro ricreativo di Nalles. Ecco il primo nuovo, oltre alla partenza si entra tra i meleti, e quindi qui un primo pezzo molto largo dove sicuramente si farà veramente altissime velocità. Il gruppo di testa qui andrà veramente forte, alte velocità. È un lancio particolare, nel senso che già da subito si stringe in quasi un single track, quindi partire forte conta tanto, perché domani saremo anche abbastanza numerosi. È un bel po' che non vedo un cross country che si parte così numerosi in realtà, quindi la partenza sarà sicuramente molto importante. Quindi primo pezzo dentro i meleti, dopodiché si esce di nuovo su asfalto per entrare all'interno del paese di Nalles, e qui sicuramente saranno altissime velocità e sarà una lunga volata per andare a prendere le prime posizioni per attaccare la salita dell'Usignolo in testa, perché sulla salita dell'Usignolo veramente si farà la differenza nella prima parte della gara. È molto tosto, diciamo che è molto più veloce degli scorsi anni. Sarà difficile per me e per tutte le ragazze che partiranno un pochino indietro, perché è difficile comunque recuperare posizioni, però secondo me verrà una gara molto dura e molto tosta sicuramente. Quindi tutto il passaggio all'interno del paese. Curva a destra, curva a sinistra e via. Qui si attacca la classica salita dell'Usignolo. Una salita lunga e molto tortuosa, poco tecnica sotto il punto di vista del terreno, ma con una serie di tornanti che, se presi male, costringono il piede a terra, e il piede a terra sulla salita dell'Usignolo significa anche piede a terra per tutti quelli che sono alle tue spalle. Fortunatamente noi oggi siamo con la bicicletta elettrica, quindi avremo più un problema di spazi. Come vedete è veramente poco lo spazio per passare. Bisogna
prendili veramente bene i tornanti, altrimenti piede a terra. Non è assolutamente facile. Per nulla facile. Oltre alla gara Elite, domenica sarà anche la volta delle categorie giovanili esordienti. È anche per questo che ci sono tante squadre giovanili che sono qui a provare il percorso. Come vedete, ecco, la situazione è proprio questa: nel caso qualcuno metta piede a terra qui sui tornanti, qui sulla salita di Usignolo, è veramente veramente difficile riuscire a superare, e questo causa degli imbottigliamenti non indifferenti in gara. Immaginatevi questa situazione in gara. Io è tanti anni che non vengo qua, è cambiato, non si va più fino in cima, però c'è una nuova parte da guidare sotto bosco, molto carina, qualche salto, qualche sponda, classico sci. E qua nelle vigne non è banale, niente. Un percorso un po' più da voi uomini marathon che... Un po' più da noi, però qua a livello altissimo e la condizione, ci scontriamo contro chi è già in condizione, soprattutto su questo tipo di percorsi, e siamo qua per fare un bel ritmo e abbiamo... E divertirsi. Sì. Sì, adesso ormai è un altro sport il cross country, quindi... Siamo qua per... Non abbiamo velleità di pacarità. Per divertirci e far qualcosa di nuovo, imparare anche qualcosa di nuovo. Occhio. Tornante. Ah, ok. Come vedete, sulla salita dell'Usignolo è praticamente impossibile superare. E anche... Anzi, questa è la situazione peggiore. Dunque siamo all'ultimo tornante.
E qui finisce la salita del Lusignolo, anche se non finisce la salita vera e propria, perché abbiamo un piccolo pezzettino in discesa, neanche troppo. Dopodiché si torna subito a salire. Con il tratto forse più duro di tutta la gara. Fortunatamente io sono con l'elettrica, quindi me la passo abbastanza bene, ma qui possiamo vedere che si fatica e non poco. Pendenze vicino al 20%. E da qui inizia la prima parte di discesa. Una discesa non particolarmente tecnica. Già c'era lo scorso anno. Niente di super tecnico, ma di sicuro che si farà sentire. Dopo una salita così lunga e tortuosa. Qui tornante secco a sinistra. Per poi entrare nel famoso, in uno dei tratti più famosi del circuito di Nalles, la Tonnara, a.k.a. il famoso tornante di Nalles, che a seconda di dove lo si prende è più o meno facile. Questo ormai è un tratto storico del percorso di Nalles, per entrare poi nella nuova parte. Non è più un percorso old school con una salita lunga e una discesa. Sarà una gara molto tattica, perché c'è tanta pianura. Ci sarà tanta gente, quindi sarà importantissimo partire forte e cercare di stare davanti, però lo faranno tutti, quindi sarà una guerra. E quindi la partenza è la parte più importante? Sì, quindi secondo me sì, la partenza, dopo probabilmente dove sei rimarrai per qualche giro, e dopo ovviamente nel finale chi ne ha comunque guadagna. Nella nuova parte del tracciato completamente disegnata, una parte assolutamente, dobbiamo dire, molto molto fisicamente provante. E qui molto dura in salita, tortuosa, con l'elettrica si impenna un pelo. Qui ci sono più linee che si possono scegliere. E qui questo off camber, che se sarà bagnato non sarà certo facile. Anche qui un mini drop
ma sicuramente la parte più tosta arriva qui. Qui si può allargare la traiettoria per andare a prendere sopra queste radici, tagliare. E qui, invece di andare di nuovo via, in questo caso si gira nuovamente verso l'alto, ancora un pezzo di salita abbastanza ripido, comunque lento. Questa parte è veramente tortuosa e lenta, mette a ben dura prova le gambe degli atleti, e si esce dal bosco di Nalles per entrare nella nuova, completamente nuova parte del tracciato. Da qui in poi, ma non da qui in poi, ho sbagliato. Questo era il tratto finale della gara classica di Nalles. Ed è qui che si entra esattamente nella nuova parte del tracciato di Nalles, una parte completamente nuova, molto molto veloce. Si entra prima nel Meleto, e qui ci sarà veramente da rilanciare. Io con l'elettrica sono già fuori motore. Quindi dopo la salita di Usignolo, dopo la parte tecnica, arriva questa parte molto veloce. Che veramente farà, qui la fatica si farà sentire, perché ci saranno i cavalli che scalpitano. Qui i primi faranno veramente altissime velocità. Un altro piccolo tratto in discesa. Come potete vedere è un continuo su e giù. È stato aggiunto tutto questo nuovo pezzo. Anche qui niente di particolarmente tecnico, ma di sicuro qualcosa che farà fare la differenza. E qui sì, esce ancora un tratto in mezzo ai Mineti prima di rientrare nell'area feste di Nalles per l'ultimo tratto, quello dove si arriva sull'arrivo, e quindi verosimilmente qui c'è in previsione un arrivo in volata. Facile senza l'elettrica, che potete andare oltre 25 all'ora.
di giornata la vince Nicola Spettinato.